sabato pomeriggio, prima delle partite più importanti. Ci ritroviamo sempre qua. Diamo un po' una mano tutti. Io come punto di riferimento ho sempre visto i Fedain, sinceramente. È grande parte della mia vita lo stadio, perché lo è sempre stato. Fa parte di me. È il bisogno di stare, di far parte di qualcosa di buono, che secondo me di buono c'è l'amicizia, solo l'amicizia. L'amore per la squadra e l'amore per il gruppo è tutto un altro amore rispetto alla ragazza. La ragazza si ama anche la mamma. Sono tutti e due amori differenti, come amore e l'amore per il gruppo. Noi sapete che la cosa più importante nostra non mi ha mai guardato al fatto di il capo, sta parola, non è mai esistita. Anche se Alessandro è uno che... è uno che si prende un po' più responsabilità degli altri, è uno che per esempio il sabato, la domenica la dedica un po' più particolarmente a sta cosa. Ragazzi, è uno striscione autofinanziato, sono arrivati qua 90 anni, è uno striscione per il gruppo, dateci una mano ad aprire un perfetto. Uno si fa la scalinatella qua e l'altro si fa qui davanti, tre di noi. Mettici una striscetta a me. Sì.
insomma sei diventato zio. Sì, per la seconda volta. Questa notte, sì. L'hai già visto? No, lo vedrò oggi. Sicuramente. Tu quando ti sposi, Gianni? Io mi sposo... Non lo so, Enzo. Guarda, sarebbe mio padre, il capo. E giustamente il nipotino Edoardo. Oggi è nato Edoardo. È il secondo Edoardo come nipotino, Enzo. Perché? In 6 mesi in effetti ho avuto 2 nipotini che si chiamano tutti e 2 Edoardo. Edoardo! C'è pure per il coco vero, come c'è? Per il coco vero, c'è lui. Si mette qua. Buoni visti. E mi me, e me mettere una pipa. Ho diviso tu, giù rimma. Mi ha mettere una pipa. Più grosso, sì. Giù rimma. Ma sempre che sì. Ma diviso giù rimma. Edoardo, non hanno quarto lui. Non mi dà lui. No, comunque domanda se mi conviene. Poi vado sempre a breve. Oggi è diventato nonno. La moglie e mio figlio. Ho capito. Allora stanotte mi ha brandato, allora stasera facciamo champagne. Ma io vado per 7 minuti. Bravo, i porcini erano speciali. No, erano proprio buoni. Devo dire, erano con mamma tagliata, si è riempita la cucina di profumo. No, è che rimane soffritto. No, metti da letto, ah, fino, a in bombe, fino a quando puoi aprirla. Esatto, ok? Te lo chiedo io. Bisogna viaggiare senza biglietto nei treni, dai. Esperienza di treni senza biglietto. E ti dite la fatta dei bagni e viaggi. Tesoro, guarda qua. Che è successo? Si è mossa la presa? Qui adesso? Sì, si è mossa. Allora mi chiedo scusa, che come avevo detto? Si è chiuso giusto un attimo la porta pure. Allora, stai tutte e due le mani dietro, sì? Tutte e due dietro. Metti tutte e due le mani dietro.
Metti tutte e due le mani così. No? La cobra? Guarda me. Io invece non so ancora cosa fare. Dove? Lanciando. Ho fatto tante cose. Che hai fatto? Parecchi mestieri. Molto. Commesso, aiuto fotografo, aiuto operatore. Idraulico, cameriere, aiuto cuoco. Quanti anni c'hai? 20. 20. E la Francia? La Francia è brutta. Brutta perché? Perché lasci qua, lasci tutto. Quindi sei ancora tra il lasciare e non lasciare. Abbandonare tutto quello che hai cercato di farti da solo qua, hai capito? Però tu hai deciso? Non ancora, cioè ho deciso di andare, però non di rimanere là. Guarda che andrecchi su quella ricassa, lo so, però... Ma tu sai che... No, no, dico, me ne rendo conto. No, no, nel senso che non è che... Però vedo... Non ti faccio chiamare, metto... Allora sarò per parecchia roba perché due uscite, quindi da sarà non la vedo io. Ho fatto parecchie loro, là di. Non ti preoccupare. Quelli si intalliano, capito? Questi qua con le macchine, non è che è un traffico bloccato. Un traffico di proprio intallatori. Dove stiamo andando? Mo andiamo a pigliare l'autostrada, se ce la fanno prendere. Prego, prego. E andiamo ad Angri, dove lavoro io in una segheria. E come ci sei capitato? Tramite... veramente un amico di mio fratello e cercava un ragioniere, dato che io sono ragioniere pure sulla carta, diplomato così, e ci sto lavorando da 6-7 mesi. E come ti trovo? Mi trovo. Mi devo trovare per forza, purtroppo è un'esigenza che non... Sono non stare in macchina a guidare. Io ho vissuto all'incirca 6 mesi pure in America. Ah, veramente? Mm. E come ti sei trovato là? Questo sogno americano? No, è svanito perché comunque non dovevo stare all'incirca 30-40 anni indietro per realizzare quel sogno americano. Non è più come una volta. Cioè, arrivi lì, lavori in un ristorante e poi diventi padrone di un ristorante oppure diventi subito qualcuno. Hai vissuto anche a nord? Sì. Stavo in un paesino vicino a Reggio Emilia, comunque non era... non mi dava tanto, preferivo stare qui. Quindi sei sempre partito per poi tornare? Sempre, sempre. Vabbè, comunque è sempre un punto di partenza Napoli. Per me Napoli è una scuola di vita. Sto coglione, no? Vai tu. L'urlo che da giù mi chiama, no? È un urlo fastidiosissimo. Cioè, non hai idea, Enzo, com'è fastidioso. Perché? Ma lei non lo sa, quel fatto Flavio! Mi capi? E io scendo e lui mi, per esempio, mi dice fai questa bolla di tante cose, no? Di tanti cassettini. Ma quell'urlo che parte da giù mi introna sempre. Sono agente di commercio delle aziende per Napoli e provincia, per supermercati, ingrossi detersivo e dettaglio. Buon dettaglio, anche qui a Napoli esiste ancora il dettaglio, la signora Carmela che vende il detersivo giù al palazzo. Ringraziando, esistono ancora che ci fanno vivere. La grande distribuzione ha un po' difficoltà di inserirsi a Napoli perché non trova locazioni giuste, lo spazio, i parcheggi, e quindi esistono ancora questi piccoli negozietti così.
È difficile perdersi a Napoli, Alessandro? O quanto è facile? È più facile perdersi. Non c'è lavoro. Quel poco lavoro che c'è è mal pagato. Orari stranissimi. E poi in alternativa, dall'altro lato, c'è la disponibilità di poter guadagnare facilmente del denaro, facilmente delle cose. Si possono fare delle cose con molta tranquillità. E quindi un giovane, finita la scuola, o se ci sei andato a scuola, se ti hanno dato la possibilità, finita la scuola, si vede così, preso da non poter fare assolutamente niente, che non c'è il lavoro. Bisogna spostarsi. Amiamo questa città, non ci vogliamo spostare. Qualcuno non ha tanta voglia di fare. E quindi automaticamente si cade in certi errori. Anche in quello ci vuole la forza, ci vuole tanta forza. Qui è una continua palestra, Enzo. Tu potevi cadere, Alessa? Tante volte ci sono potuto cadere. Ecco, ringrazio i miei genitori, mi hanno dato un'educazione, mi hanno fatto capire la vita come va, come deve andare. E poi io ho questo senso già da ragazzo, questo senso portato per la vendita, stare tra la gente mi piace stare. Solo una cosa, Alessandro. No, 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 un minuto. Mi servo di pulire il piano d'acqua. No, no. Tu sei se? No, non ho... Non ce l'ho scritto. Ma che si mette un amico? Sì, ma papà è rigiusto con 6 mesi, ma per altre cose. Non ci abbastavano i due figli, pure la mamma. Raffaele, Marco dove sta? Ma ti lasciata a te cosa? No, a me come ero punta così l'hanno fatta. Allora Babuccio tu hai già tolto 86.000 lire. No, Andy, no, no, ancora ho tolto niente. Se erano 86.000 lire perché erano ancora in... Scusatemi un attimo se mi intrometto nella allora, per me non mi ruota 86.000 lire. Ho intanto trovato niente, praticamente. Che perché tu mi pulivi pure... la condanna? No, 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 puoi scrivere pure nella prossima bolletta, rimane 86.000 lire. Non, non mi permetterei mai, perché comunque c'è ancora un sospeso di più di 1.400.000. Avevi ancora un 1.400.000? No, quella là, l'ultima, non l'abbiamo messa. L'abbiamo messa, sempre a ricordi. Ma allora, comincia lui a 86.000 lire allora, e te li calcoli. Hai fatto colazione? Sì, sì, tu? Un caffè me lo prenderei. Prendiamoci. Però ce lo vediamo più in là, perché sulla tangenziale se ne fai 5. Ma lo sai che io dopo 10 anni non so come ti chiami veramente? Che mi chiama sempre Ciotto. Ah, poi il mio nome di battesimo è Luigi. Luigi Viola, però mi hanno sempre chiamato Ciotto. Ciotto, Cicciotto. Faccio il noleggiatore di videogiochi, faccio il tecnico esterno, ripare i videogiochi, faccio incassi. Io ho fatto tantissimi tipi di lavoro. Ho cominciato a 13 anni nei locali di discoteche frequentato da americani, ho cominciato a levare i bicchieri sui tavolini, ho venduto libri, ho montato tende su strutture a livello di fiere esterne, ma tanti tipi di lavoro, cioè non mi sono mai tirato indietro per il lavoro, ho sempre lavorato nella mia vita. Queste macchine qua sono quelle che vanno agli americani? No, gli americani loro all'interno della base americana hanno le slot machine, perché all'interno della base là è governo americano, vigono le leggi americane, quindi automaticamente il gioco d'azzardo in America è legale, là dentro loro possono avere il gioco d'azzardo. Noi quello che portiamo noi sono più che altro le basi americane, flipper, videogiochi, macchine particolari, piste, tutto ciò che concerne il divertimento. E tu ti diverti? Ma a volte si perde proprio la testa vicino a queste macchine, quindi più che il divertimento qua ci vuole passione, ci vuole pazienza. Fare un lavoro che fa lui, no? Ci vuole passione, ci vuole pazienza, perché sennò si sente tipo vanno a fare tutte cose. No, non sono innamorata, quello è. Però sei fidanzata? No. Non sei più fidanzata? Non sono più fidanzata. No. Sei singolo? Non mi sa male, non mi sa male, Albano, Alex Britti, Iannacci, Alice, lavora tanto.
E qual è la differenza di fare con Giovanotti non del tuo lavoro? Sempre lo stesso, le luci, però un tipo di luci particolari, gli effetti speciali. Il montaggio di questi pannelli, sempre le luci. Io faccio luce a Roma. Lucigno. Lucigno. Se questo è il vomero, vicino al quartiere dove abito io, che Camaldo è attaccato praticamente. Una bella zona di Napoli, zona alta, un po' chic, un po' naive. Oggi ho girato per mille città, senza me fermo. All'ombra Francia, Spagna, Tunisi, sto a casa mia. Sono nato a Bascio, Porto, Capuovo, la gente sta legge. La gente con parecchio se ne va, senza più turno. Stanno 60 centimetri, franche, cappolletta e bosco, ma pure la retrocarica, caspita. Questo giovanotto paga 3.000. Andate per un mariolo. Andavo da mamma mia. Auguri, donne tua, donne tua, tanti auguri. Grazie, grazie, grazie. Ti ha portato i sburgarelli, il munnatile due a pesatella. Enzo, dipende. È privata la scommessa. Io sono un po' calcolatore. Io l'ho messa a casco, ho messo il mio arrivo in gioco. Sì, fammi vedere. Io ne ho mangiato, voglio vedere. Voglio qua questo. Sì, voglio vedere. Ne ho mangiato, voglio giocare. Allora, come dicevo ieri, il mio discorso. Se noi pigliamo questi qua, guarda, non sono come questi qua. Quale pigliamo? Perché quelli là gialli, guarda, questi qua. Allora facciamo un'altra cosa. Ascolta, Cicci. I pigli questi qua, guarda. Aspetta! Noi i verdi sono più acqua. Tengo 300 mila lì in casa. Ti faccio pigliare quello che vuoi tu. Si esce in mezzo chilo. Tu hai detto un chilo si fa mezzo chilo. E io voglio fare qualsiasi cosa. Scommettere, punta, 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 punta. Allora, io niente 300 mila di scommessa. Io dico. Un chilo 700 mila. No, mezzo chilo, tu hai detto mezzo chilo. 50 mila. Niente, perdi tu. Perdi. Manca un grammo da scegliere. Tu hai detto a metà e metà. Sai ma metà e metà, io voglio giocare 300 guardi in un bacio. Ma non è su metà, c'è la variazione per dire e 50 grammi. No, non ha detto niente, lui ha detto così, a metà e metà, pure voi ha dritta. Allora io mi gioco le 300 mila lì, facendo metà e metà. E caccia fuori. E piccano, caccia e tu e facci, scegli, e piglia. Ma chi riscatta tutto il gioco, dai vicino. E 300 mila lì. Metto le 300 mila lire qua. Guardi, non gioco del mestiere tuo. E sono sicuro che vinga.
Piante 300.000 euro. A Rosso, hanno chiesto sulle miglia. Quando sono chi di lì, sa la consiglia. Non voglio sapere niente. Noi abbiamo fatto la scommessa. E porta di là. E dei soldati lì. Mettete 300.000 euro, tenete. Guarda lì. Però non è una 4 grammi. 2 grammi. Ignorante! Io voglio fare una scommessa, perché non posso uscire quattro in due cose. No, guarda, che uno tu non mi fai, lasci! Fammi avere prugne. 5.000. Prugne. Non si vergogna, 5.000. Ma le bustine, che te prugne 5.000. Non si vergogna, non sa stare la mano. Ma perché oggi è Santo Edoardo, tu hai una mastica e si paga di più. Signore, e scusa, quanto signore, prugne? Se non le vuole non ci stanno proprio. Quanto costano le prugne? 5.000. Un chilo? Bella! Un chilo di prugne 5.000? No, io mi piglio una pulca e... Mettere le prugne a posto, le prugne a posto. Mi limito a scendere, capito? Mi limito a fare le cose che competono me e basta. Mansioni che non riguardano me, no? Però le faccio lo stesso perché le figlie del padrone scassano poco quello che non dovrebbero e martellano sempre. Che stai facendo? Sto fotocopiando degli appunti che servono per la figlia del proprietario per un concorso, un esame, non so di sicuro, penso un concorso. È venuto mal di testa, sono andato a prendermi un moment. Giuno c'ha sempre i moment, eh? Per il rumore? A me il rumore mi porta il mal di testa, io soffro di mal di testa. Mi va, mi dai una volta. Oh, le va a prendere lui, oh. Qua l'ha preso, sto aspettando. Sono arrivato. In ritardo, ma sono arrivato. Poi. Non più, non fa. Arrivato. La partita fuori la trasferimento. Prossimamente la vinceremo. Due trasferte e due vittorie facciamo. Niente per te, ma mica. Come al solito, da manca se to. A Virgilio mancava qualcosa, no? Da lei però mancava. Quante basinato ci sono? Napoli. A Napoli c'era la Nato a Bagnoli, poi ci sono le basi di supporto, ci sta Agnano, ci sta Capo di Chile, ma stanno aprendo una grossa base a Gricignano nell'entroterra casertana. Allora noi giriamo sempre, poi ci sta qualche piccola cosa a Gaeta, ci sono piccole anche nel porto a Napoli, sai, un po' dappertutto. Costa Blue Bar, si chiama questo. Costa Blue Bar. Quanti americani ci stanno qua? Sembra un 300-350 famiglie. Ma te la sua esagerata, Enzo, da sta lambola per la carambola. Dopo con la villa.
Si è visto anche la bagna americana, giusto quel poco, da città, perché se era a poco, belle e buone arrivavano i squadri di polizia americane che ci bloccavano. Quando Clinton è stato in visita qua a Napoli, avendo stato qua, grande hotel Pinetamani. Questo era un posto di vacanza, no? Questo è un posto di vacanza, diciamo. È un villaggio, quindi la maggior parte delle case qua sono sfruttate nel periodo estivo. Però, come vedete, è molto degradante la zona. Cerca si sposa anche contro figura, va bene lo stesso. Ma ora sono le 10.20, 10.25. Alle 11 dovrebbe stare in chiesa questa cristiana. Dicono che una a Napoli cresce prima. Tu che dici? Una cresce prima perché fa più esperienze. Cioè si brucia, cioè brucia l'età. Un ragazzo a 20 anni già mediamente ha fatto sesso. Ha usato droghe. Magari ha avuto anche dei primi problemi con la giustizia, sempre si è avuto a contatto delle persone, ha già una sua idea, ecco, quelle a 20 anni uno già ha quella sua idea che magari può essere o sbagliata per tante altre persone, però può essere giusta per lui, quindi indubbiamente è un'idea. Invece diverso dagli altri posti dove si sta più tranquilli, più calma, tutto è più giulivo. Qua no. E secondo te poi a 40 anni che succede? A 40 anni? A 40 anni io spero di avere ricordi e non rimpianti. Cioè di non dover rimpiangere ciò che non ho fatto, ma di ricordarmelo. Perché tante altre persone che non fanno la vita che facciamo noi se le rimpiangono delle cose. Noi invece ce le ricordiamo, questa è la differenza. Quindi tu non la cambieresti Napoli? Cioè non cambieresti Napoli con un altro posto? Con un altro posto? No, cercherei di rimanere qua e cambiare Napoli per migliorarla più che altro. E ce la fai? Da solo no. Ma nemmeno in tanti. Perché è il napoletano in se stesso che è sbagliato. Cioè come mentalità di situazione, perché prevale sempre la legge, quella del più forte, e tante altre cose, subentrano poi tante altre cose che sono dei nei, purtroppo Napoli è piena di nei, uno a caso è la situazione della criminalità, è tutta, ma non criminalità nel senso, perché la criminalità esiste in tutto, di sistema di criminalità, quindi di impero, perché quello si qua è un impero. È un brutto impero, però è un impero. Andiamo verso San Giovanni. Famoso San Giovanni a Teducci. Bravo, sì, famoso San Giovanni a Teducci per gli omicidi e tutto il resto appresso. Ieri parlando con una signora in banca, tu sapevi che a San Giovanni, barra, esiste una squadra di Serie A di pallavolo. L'anno scorso hanno vinto, diciamo, la Coppa UEFA della pallavolo. Diceva la signora ieri in banca, barra, parlano solamente di guai, parlano solamente... Ed aveva ragione. Dice che c'è un centro sportivo che è il più grande per tutto il sud Italia, tutto il meridione, a Barra. Poi mi descrisse due o tre palazzi famosissimi, antichi, queste cose qui. Rimasi un po', lei ci teneva tanto a questo, disse non siamo solamente quelli che ammazziamo, facciamo, diciamo, a Barra, San Giovanni, Ponticelli, ci sono anche tante altre cose belle. Funziona che siamo troppo fuori. Che devo fare? No, mi serve un libretto.
qua fa l'ordine. Non si può fare. È perché voi volete tutti, a tutti, a tutti, hai? Qua merce, non vuoi fare l'assegna e volete fare come recito voi. Allora se poi tengo scritto gioco con can pronto, voi mi dici, tu a merce, però non puoi fare l'assegna. Cioè, è giusto? Che non posso fare l'assegna? E non può fare l'assegna, ma lei era una cosa a mano che ci ha già portato a chi si cambia. Mi dice che no, che lei è un'amica la mia, ma andate già a merce. Ma se tu tutte le settimane, Alessandro ci uscendo in vita, vieni qui là e se ne pigli uscendo, vieni qui là e se ne pigli uscendo, o padrone di casa, a macchina, o padrone di casa a casa, a luce, o gas, Antonio si è sposata, a cambiare la vecchia lo regalo, che ste roba. Ragazzi mia, voi non ce la potrete. Ma io, ma che supermercato di urno? Ma questo deve essere a Ipercoppa, ve ne ha avuto quello, sì. Enzo, Enzo, se non fai così, non vai avanti. Anzi, mi ha cercato di aiutarli praticamente. È una vita che li aiuto, Enzo, è una vita. Perché un altro lì che avrebbe fatto, cioè. Nato là, se no ma. E buonanotte. E buonanotte, posso mi devi dare i soldi. Posso venire all'azienda, no, brava gente, gente che comunque ha sempre pavato, ci fatica 5 anni insieme. Hanno fatto guadagnare i soldi quando stavano. È il commercio che è cambiato. Cambiando il commercio lo sono andato a problemi. Tutte queste cose, la gente non scende da casa, i morti, i feriti che fanno per andare a queste zone in merda. E quindi automaticamente hanno le conseguenze che tiene i problemi. La gente non scende, ha paura, teme. Teme alla propria incolumità. Proprio qui, qui, alla Spacca Napoli. Sì. Qui è dove sono nato e in parte sono anche cresciuto. Perché si chiama la Spacca Napoli? No? Perché divide Napoli in due parti. Parte dal corso Vittorio Emanuele, quasi dal Vomero, arriva stazione centrale, centro direzionale. È una via dritta, Spacca Napoli in due parti. Io mi sento ancora uno squigno, nonostante abbia 31 anni. Lo squignizzo è il giovane, il ragazzino che da bambino gli insegnano dei valori, dei principi, da non confondere allo squignizzo che prende altre strade con microdelinquenza e roba varia. Lo squignizzo è il ragazzino che diventa uomo molto presto. Io sono cresciuto prima, sono cresciuto per strada. Io, come si dice a Napoli, vengo dal tombino, cioè. Poi mi sono fatto una mia cultura personale, anche allo stesso tempo studiando. Però rimango sempre uno scugnizzo, cioè non rinnego le mie radici da scugnizzo. Io sono uno scugnizzo dei quartieri spagnoli di Via Pasquale Scura, cioè della Spacca Napoli. Prima mi piglio per tra me una bigliettina e vado a consumare. Oggi Sant'Edoardo, tutti gli amici possono staccare un biglietto e consumare al Bar Luciano. Cosa, uno che può per esempio stacco il biglietto, amici pure le bottiglie, pigliamoci una cosa qualunque, tanto può fare contento, si può offendere, ci vede che a poco non ci pigliamo niente, si può. No, io no, io ho pagato. Che figlio? Che hanno fatto? Che cosa? No, niente, invece consigliere il biglietto, che hanno pigliato? Scusa, il biglietto? Ce l'ha mai? Sì, ma cosa c'è? Arrivederci.
Ma forse il salone del Vigile. Ma Edoardo la pizzeria? No, no, avete messo il biglietto fuori, Gianni. C'è un tanto un cartello così. Gli amici di Edoardo possono staccare e andare al Barluciano. Ma che grazie di gente, non lo so, forse è uno scherzo che hanno fatto qua. Andate a pigliare per fissa, Edoardo, eh? Bello! Tu ne vedi per fissa la gente. Che tipo un caffè, posso pagare. Ma che succede? Non è che voglio un caffè a te. Ma che succede? Che succede? Anche in un bar, dici, ma quando mai? Tu ne vedi per fissa la gente. Io? Allora hanno fatto uno scherzo. Hanno fatto uno scherzo? Ebbene, l'hanno fatto io scherzo. E chi l'ha fatto questo scherzo? Il signore l'ha fatto. Va bene, però non sta bene. Tu vai per dire in un bar e fai una brutta figura, capito? Non si fa mai fatta solo con. Qua dovrebbe fare il sindaco Bassolino, vedi? Invece guarda, si butta giù palazzine, perché qui si vende droga, si vende tutto. Adesso da qua le ha spostate e le ha messe un po' più avanti, ma non è cambiato niente. Quello che era a così ancora. Queste sono le vele, no? Queste sono le vele della 167, buttate perché giù. Perché si chiamano? Le vele perché questa è una struttura che fecero. Era un'innovazione tecnica, sto fatto a scalare, però è risultato solamente un buon nascondiglio per gli spacciatori, delinquenti e tutto il resto appresso. Sono deciso di buttarle giù perché, da come vedi, l'hanno degradata in un modo esagerato. Se ti porto giù, stanno animali di tutte le specie. Qua il problema sono i giovani che non riescono a trovare una collocazione, quindi comunque alla fine vanno a finire sempre a fare qualche lavoro un po' più particolare. Lavoro poi, chiamiamolo lavoro. Chi si arrangia a vendere sigarette, chi si arrangia a vendere qualche cosa di provenienza illecita. Insomma, ci sono varie collocazioni, ripeto, soprattutto per i giovani, non tanto per le persone un po' più adulte, perché comunque c'è tanta brava gente qui che lavora, la mattina si sveglia presto e va a lavorare. Prima lo facevamo ai Ponti Rossi, poi lì lo spazio non c'è più bastato perché gli striscioni continuavano a essere sempre più grandi. Allora ripiegalo, ristendilo. Vedete, qui ci sta una parete che è grandissima, è lunghissima. Le scritte li fanno anche i bambini, perché a volte gli rimaniamo le bombolette, cioè no, che gli rimaniamo. Se le vengono a prendere mentre facciamo altre cose e poi loro scrivono. Però si provano i caratteri, la faccio così la S, la faccio così la M. E qua perdiamo le nostre giornate, ragazzi. Qua si perdono i migliori sabato e i migliori domenica, anche l'estate, quando gli altri vanno a mare. Tanti ricordi belli, tutti belli, anzi. Anche quando litighi con qualche amico, pure quello è bello, mi ricordo. Quante litigate ci siamo qua? Forse era meglio litigare che non averli più adesso. Che cosa? Gli amici, la parola bella, dicono che non esiste. A Napoli si dice i compagni uffuga mondagne. E invece non è vero, io ci credo ancora in questo sentimento. Che sono belle cose. Io ho portato un ricordo amaro. Vieni. Tu sicuramente sei uno di quelli che sta fotografia, che sta partita te la ricorderai. Ma possiamo anche spegnere allora. Amaro sì. Questo è Parma Napoli. Qua siamo andati ufficialmente in Serie B. Cioè Napoli non è una squadra che una città di Napoli non se la può permettere la Serie B, sicuramente, anzi, non se la può permettere. Ma proprio perché siamo belli dentro.
Abbiamo bisogno di quei campi, il comunale, l'olimpico, il San Siro, il Meazzo, come cazzo lo vuoi chiamare. Abbiamo bisogno della trasferta di 900 km, la gente che ci aspetta, ci vuole mangiare. E tu li fai anche incazzare ancora di più. E come fai? Li fai incazzare ancora di più, perché ci vai e ne siamo anche tanti. Siamo 4-5 mila. Perdono. Abbiamo bloccato il telefono. È l'entrata principale. Scusatemi. Mi costa un po' di caffè. Come a Roma? Lei pensa che a 35 anni si esce pazzo, cadere. Ma proprio pazzo si esce. C'è questi rumori, no? Secondo me se li sognano di notte questi. O ci hanno fatto veramente l'abitudine. E comunque in un lavoro come questo, no? In una città del nord che già lavorano con cuffie, con capito, attrezzature antinfortunistiche, invece qua lavorano proprio come niente fuori. Cioè come se stessero in una salumeria. Mo sto un po' alle strette, mo c'ho delle spese, scusa, tipo c'ho da fare il tagliando della macchina che ha aspettato fin troppo, già sono passati 3.000 km oltre e devo farlo. Devo acquistare qualcosa, ho voglia di fare un regalo alla mia ragazza, che mi piace tanto fare regali, anche se non è niente in particolare, se non è una ricorrenza, però ho voglia di fargli un regalo. Voglia di acquistare magari una giacca, un qualcosa per rendere quel mio guardaroba rinnovato, anche se è un capo, però per aprirlo e per non vedere sempre le solite cose. Che comunque ci tengo allo stile, se... io sono un fissato sullo stile. Per esempio quest'anno mi sono ingrippato solo Adidas, l'anno scorso solo Puma, perché sognavo il dio del pallone che era Maradona che c'aveva soltanto la Puma. Cioè vedere Maradona in quelle condizioni, poi non avendo quella capigliatura, io sono legato a Maradona con dei riccioli belli, con bei riccioli, vederlo così, con dei capelli corti, con una pancia dal tipo che si sposa dopo 2 mesi, di fatta avanza la famiglia. Cioè non è che mi ha deluso, che comunque ognuno è libero, io non posso giudicare chi ha dato troppo a noi e chi non ci... Ma mi ha deluso vederlo circondato da persone che non eguagliavano il suo valore di persona che è stata importante per noi. Cioè per noi ancora oggi si parla di lui come chi... come non si è mai parlato, ma anche Masaniello. A Napoli si parla più di Maradona che di Masaniello. Cioè Masaniello è stato un rivoluzionario, traditore di patria, però è stato rivoluzionario. Cioè è stato colui che ha fatto la rivoluzione contro l'aristocrazia, che poi ha tradito il popolo, che l'aristocrazia gli ha messo il pane in bocca e poi l'ha dato in pasto al popolo e poi è stato impiccato. Cioè uno così è famoso, però Maradona è stato uno che ancora oggi se ne parla di lui. Cioè chi come me piccolo non teneva la maglietta numero 10 di Maradona? Such a man that you understand.
il paradiso all'inferno. A me mi piace uguale. Ma andiamo a giocare la tris. No, ma un ragazzino che gioca. Un ragazzino che gioca? Che passa le giornate intere. Può essere sbagliato per un fatto educativo, però comunque io penso che sarà meglio di stare tante ore a giocare che invece di stare tante ore buttato per la strada. Che ne pensi? A livello educativo è normale che potrebbe sfruttare quelle ore perse con i videogiochi in meglio, ma se poi comunque che la realtà di oggi a Napoli, i bambini devono stare buttati in mezzo alla strada, tanto vale che stanno davanti a un computer, davanti a un videogioco per ore, comunque stanno più tranquilli. In una zona così quanta gente lavora, tra virgolette, con la criminalità? Ma se noi nella metropoli abbiamo problemi di lavoro, figurati nella periferia, si muove scutato lo paradero. La gente si arrangia come può. Su 10 quanti? Che lavorano, ma penso un paio. Gli altri 8? Prima che hai fatto mi hai mandato quel bacetto? Sì. Ok, adesso quando te lo chiedo, semplicemente, mi fai proprio? E abbiamo finito proprio. Però quando fai così, vorrei che guardassi proprio dentro al buco della telecamera. Oggi faccio questo e ho finito. Quindi però è stato di venire a te. Vai, cominciami a fare quel gesto e continua, continua sempre però, continua. Continua, 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 continua. Sei bellissimo. È andato, grazie. Guardami, guardami. Girati verso di me, girati. Fammi quel segno, ok? Bravissima, bravissima. Adesso già si può fare, già le faccio subito. Ma non sono proprio per il matrimonio. Non è che sia una delle cose che... Pensa, pensa a questo. Eh? Pensa a questo stasera. Stai calmo. Allora, che devo fare? Quasi tutti i giorni. Siamo risposti. Io penso di più. Guardi, sorriso. Perché poi al finale è tutta una messa in scena. Più la convivenza forse. Sì, perché poi sposarsi in fin dei conti che cosa significa? Costringere una persona, tu non puoi costringere nessuno a stare con te a vita.
Ecco. Possiamo? A me non siamo, mi serve solo. Ma fate che la cosa. Baci la mano, la giavelina, no, per la me. Io farei senza buche addirittura. Devo fare senza buche perché con mamma mi interessa vedere proprio la carta. Allora, tu per fuori se mi inizi con la mano sul nasino. Ma sì, guardate la vostra piena in alto perché sennò mi prendo bene con la faccia. Guardate a me, non a me. Vai, fai tinti sul nasino, continua. Continua a serie che ancora devo iniziare, ancora. Esatto, io dai questo bacio a mamma. Faccia e faccia? Sì, guardate sì, a me. Guardate qua, guardate qua. Tu? Guardate a me. Grazie. Questi soldi sono tutti soldi sprecati. E perché? È perché sì. E prima domani può essere pure dopo domani che si così vedessi se si divorzia. Non è. Allora dici tu che hanno fatto a fare tutta. Perché vedi, io tengo la rappresentazione che Marco sta con una persona, cioè non è sposato, però c'ha un figlio. Quindi quale cosa più. Cioè come legame. Oltre al vincolo che tu dici il sì in chiesa. È un vincolo per figlio, almeno è un vincolo. Molto più che massiccio. E niente, poi vedi, suona, quindi c'è festa, ballano, mangiano e si divertono. Contenti loro, contenti. Ok, vai piano che dobbiamo arrivare prima noi. Va bene, sì. Voilà. Se ne mette il cavo. Andava avanti, 2005, 2 kg abbondanti, 2 kg e mezzo. Hanno saputo che hai fatto un figlio, ma che te ne vuoi? Che te ne vuoi? È importante. Poi è nato un figlio, mio figlio è nato, Santo Edoardo. Ah, allora abbiamo fatto questa festa qua. Allora non si mangi perché la signora stava all'ospedale, vicino a Nure, mia moglie. Ah, voi sta vicino a vostra Nure? Non si mangia, vabbè si mangia domenica, si fa la festa. Ma è diventato papà, mai? Sto con lei, stanno anche i ragazzi da famiglia, troppo bella, bella storia. Auguri, capitano. Chiamata prima, hai visto? Ma l'hai chiamata prima? Okay. Prima ho detto che qua quando hanno bisogno, sai, di una mano, così mi chiamano, mi hanno chiamato. Okay. Questo è un lavoro per un segantino, da ragioniere a segantino. Sono polivalente. Che santa fava a cavallo. Fa strano. È diverso, no, ma ci fa strano. Gli arriva una certa che andrei su Porticciani. Ci voglio mettere la questa, perché altrimenti non c'ho spazio io. Ecco, ma che si fa male, non confusione. Non fa nulla. Non fa nulla.
scusate, la gente che ci sta ma dentro, sono invitati l'altra sposa. Ah, ecco. Quindi, ma ci stiamo accorti, facciamo anche quell'altro matrimonio. Nella terremoto. Buonasera, buonasera, ci vediamo domani. Ecco Napoli. Ecco Naples. Te andresti da qua se c'è la possibilità? Ma io sono, purtroppo sono attaccato alla città di Napoli. Però comunque già cambiando, spostando di più verso il nord, già comunque cambia il tipo di mentalità, cambia il modo di vivere, c'è più possibilità di vivere. Però fino a che riesco a stare qua, figlio tuo lo mandi allo stadio, Alessandro? No. No, Enzo, no. Io spero che mio figlio diventi uno sportivo, che non perda tanti bei sabati e tante belle domeniche. Sono esperienze bellissime, ho conosciuto gli amici che non dimenticherò mai più nella mia vita, le persone a cui sono più legato, le persone che ho diviso anche un morso di pane, un pezzo di pane, abbiamo diviso 10 persone, un morso ciascuno, per adesso non esistono più quelle cose. Non esiste più il treno speciale, non esiste più il vagone, non esiste più portare la colazione tu, la colazione no. Si è perso tutto questo. Allora io ho paura che mio figlio domani possa solamente trovare dei problemi, dei guai sulla strada, perché oggi le forze dell'ordine, i mass media ti disegnano come un mostro, ti disegnano come una persona che non ha sentimenti, non ha niente. Invece non è vero, lo stiamo guardando, l'hai visto tu con gli amici miei. Siamo persone normali, che abbiamo come tante altre persone, chi ha la passione del tennis, chi la pallacanestro, chi si va a guardare, non lo so, adesso ci stanno chi ha il hobby del PlayStation, chi ha il hobby dei francobolli. E io ho avuto questo mio hobby, quello di essere innamorato della squadra e della mia città e di dedicargli tutto il tempo possibile. E vorrei tanto che mio figlio non lo rivedesse. Somiglia, Niente è piccolo, mamma mia. È la prima volta che tocco un bambino così piccolo. Va a mangiare. Sì, dove è Gio? Vedi che sono buono. Visto, già sei venuto. Sì, Edoardo. Andate a visitare, non so, c'è
parte 1, là. 10, 11 ore sempre, 12 ore. Allora, ho fatto la 12 ore, dopo ci mettiamo a me se è buon per noi, però che cosa mi 12 ore. Allora, Cagliere. O Giotto. Cagliere. Due Luca e uno Fago. Su tre è una guarda. Andiamo in avanti. Vabbè, poveri, ma quando vai per farci sapere? Che mi sì. No, e quando vai? Su 6 biglietti. 6 biglietti. O mio, ma metti i soldi su 6. Ma come ho? Yes, ma c'ho tanti casa... Ma con lo pomino, ma che immagine, non ne sai. 3 anni, e tu puoi andare. Tu, devi andare ragazzo, vai comodo, assietto come tu. Stai senza, comodo. Senza... Tu te ne fotti, senza fanno stile. Ui, capiaro è, Treviso. No, stava venuto lui qua, ma che sta c'è una neva. Hai visto me? No, che stiate... Hai, ti piglio faccio un blu. Clandestino. Punto blu. Hai, 3 anni, e tu cascino, tu puoi andare con prima da ragazzo. Che Treviso è, fosse Roma, fosse buono, come pensavo. Cessate che dura uno in America? All'idenza. 10.000 all'ora, antirazzismo. Ah, sì, sì. E... Giusto, ah, e KKK. No, sono spaccimbo. Ma sono abbuffati i mazzati. Ah, sì? E con questo clan. Comunque dice che si erano schierati contro il... contro il sindaco di New York, pure il, la comunità nera. E perché? Chi la vuole fare la manifestazione? Perché non ce la volete fare? Fa? Sì, ma comunque... Ha detto come, noi la facciamo noi, la fanno gli spagnoli, perché non l'hanno fatto loro? Ha detto perché è una manifestazione in maschera, cioè sono mascherati, ha detto la volete fare, fa senza sti preservativi al niente in campo. Avevano il volto scoperto. Col volto scoperto? Con le cuffie. E che è ammazzato qualcuno che è nero? Che... La polizia? No, no, com'è? Che fasce, innanzi. No, loro con chi? Contro? Ammazzato con chi sono successo? Con chi sono successo? Che nero, in effetti. La moglie di Nicole Kidman dice a Tom Cruise dopo una mattinata di scopata, cioè dopo una nottata di scopata e una canna d'erba, la moglie si confessa con Tom Cruise e gli dice, gli racconta che lei un giorno che loro stavano in un posto si era innamorata di un, cioè si era, ha avuto un colpo di fulmine con un marinaio. Hai capito? Cioè me, e lei con il pensiero se l'era fatto marinaro. E lei la sera dopo, cioè la stessa quella sera, aveva fatto pure sesso con Tom Cruise per il marito. Allora Tom Cruise per le buone se ne è scese di casa, no? Se ne è girando con New York. No, e si trovava. Un pensiero sui quali era che la scena che la moglie era, cioè pensa Nicole Kidman, un po' pulito con una connellina, un marinaro, studio marinaro, sai che metteva la mano e mise in coscia, ginocchiato dal letto e lei stesa sul letto, che coscia aperta piegata, cioè scene proprio di sesso. Caro marito, pensi che sei una moglie, se fumi,
partettimo da Napoli che ci facciamo da un mast e quattro mattina. E guardi, ascolta 35-40 mila lì. Arriva in guardi, si è cominciato a assaggiare Napoli fino a Bergamo. A Bergamo, arriviamo sotto i campi di Bergamo, che stavano caricando il bastardo, lasciaio o sterzo e se ne scendette. Secondo autista si è tappicchiato un mano a mano. Un ritorno l'uomo, si pensava che aveva venuto da scorto fino a Napoli. Casello di Bergamo, a scorto ci sorpassa, pipì, ci sanno tessi niente. Fa pipì, senti, è finita. Qua, 5 rete in capo all'anno. Oddio, è finita. Io ti portavo un mano, no? Ma io un genio facendo, io ero un baccarone a così forte, che le caccia in lacrime. E morisci che sia, perché lì all'annata, no, l'autista è una moto, no? Io ho tu a giù, io mi risongo una moto. No, ho fatto che lì all'annata facevamo l'autista che è una moto, andate a scurnaccia, ci ha buffato pure queste parole a noi, no? Ritorno, ritorno e gli sono per nulla. Anche pure secondo la lista, la chiama che fa. E quale fu che la trasfetti che dopo? Che coffizio, che dopo che coffizio. Il palline cioccolate. O dopo si è rubato mezzo un motello, così, il palline cioccolate, o sigiolino, o dopo a castate, o sigiolino cioccolato. Che brutta gente che sei. E se c'è un carlo, scartano i cioccolati in cui ci zuccavano la rete a capacchino. Che brutta gente che sei. Ah, però prima ancora, in questa festa, Tom Cruise, questo politico, lo chiama perché in camera sua lui stava scopando con una puttana, questa puttana gli etti overdose eroina e cocaina, siete pippati, gli etti overdose, Tom Cruise sta arrepigliato, io faccio arrepigliato e lui lo ringraziò. Poi sta puttana che Tom Cruise era salvata la vita, mascherata, perché là tutto in maschera, usciamai. E suo pigliaio, a mezza storia satanica, il suo pigliaio e il suo portale, e gli diceva, voce inquietante, sempre sta musica sotto, sta scendendo in cappuccia tra sinistra e sala, chiamavano coppie, dun, sai, di fatto che si cava studio il film, solo che maschere, e chiamavano bum bum, pecorino, 69, e attorno guardavano, fumavano, ma sembra che la mamma detto 4 ore che la scena mi angoscia, ma roba, quante fornisce c'è questa scena, che paura che sto per te. Mamma mia, che cagliuccio! Ma è un medicino che resta, Abuzzo. Mi ha zonato. Un peppinuccio. Cosa, Abuzzo? Con che è settembre? Fiuggi d'erbe, sta. A settembre, che fanno proprio l'acqua, come si chiama? Fiuggi. Aspetta, no, come si chiama? San Gemini. Da Bologna 120 km. 130, 140 a Treviso. Alessandro, sta dicendo, è prima di Udine. Allora siamo a Coppa Venezia. A Coppa Venezia. Sì, sì. Fatto pieno, Giotto? Giotto hai fatto pieno? Hai fatto pieno? Ho preso 41 mesi come... Ma che si scema? Quando è stato? 6.000 più 6. Ma quando è stato? Ma poi pigli. A posto, a 50 km da Treviso, qua tra di corso, una nebbia e merda. Ma sti munnezze e loda hanno detto che erano 11 ore, che le ha 120 km da Bologna, sti munnezze e loda. Ma c'è miseria, che sono che 9. Ci amma anche ma gli rompi. Amici, sono tutto storico. Ma quando tu stai già male qua, li ha pagliato con Cristiano e capisciamo che erano prima piatti. Ma... ma guarda proprio come non abbiamo fatto arrivare a fare così ambresso. Ma la vita è già corruto fino a qua. Che ne sai? Oh, Gio, guarda la vita. Qua ci ho potuto mandare come fa. Video no. Sì, mamma mia, che qui qua c'hanno le corna. Come resta? Ah, un posto, beh. Ah. E Rosy. Di dove sei? Where are you from? Yugoslavia, Yugoslavia. Ah, Yugoslavia. Bosnia. Bosnia. Bosnia, Herzegovina. Ma che fai là, Ulisse? Trasporto. Registro.
napoletano. Che canale? Che canale? Monte Carlo. No, non si vede qua, si vede in Italia. Qua non si vede in Italia. Francia. No, no, Italia, Italia. Sud Italia. Sud Italia. Ci ripari, ma qua fuori. Il fratello cazzo. Fate la rotonda, la prima che trovate a destra, sì. Andate sempre diritti, quando trovate diritti si va a Silea, voi girate a destra verso l'autostrada, sì. Proprio quando siete in cima al cavalcavia girate a destra, fate la rotonda, la prima a destra ancora è l'ingresso dell'autostrada. La ringrazio. Nord, grazie, molto gentile. No, è sud per andare a nord, capito? Oggi mi fa freddo proprio. Adottati il sciarfuno, eh? Mamma. Voglio, voglio, qua dice autostrada, giusto? Ci voglio capire. Arai. L'ha detta la prima. Come? La prima, quella gira. Voglio. Per andare allo stadio. Grazie. Grazie. Dove lo comandano le femmine? Chi l'ha detto? Boh, l'ha detto buono bandito. Ma comandano le femmine a casa? Sotto. Sì, vanno sempre le femmine. Chiamano a casa. Hai visto tangenziale? Forza. Possiamo sbagliare una donna? Mamma mia. Ma ci sbagliare una donna? Cassiamo di una donna, porco zio, perfino. 3 ore, c'ha 5 spiega, c'ha 5 spiega. Poi stiamo tornando alla retrata dopo, Treviso, aeroporto. Scusi, chiedo scusi, scusa. Per andare allo stadio. Non lo fanno solo di qua. Visto. Io a volo a volo. Mi dici per andare allo stadio? Per favore, per lo stadio. Dritto. Sì. Fai il cavalcavia. Sì. Capito? Giri a sinistra, comunque vai sempre dritto. Okay. È lontanuccio da qui? Sarà 2 chilometri. Molto gentile, devi grazie. Fare 2 semafori. Ciao. Grazie. Ciao. C'è il cavalcavia, qua c'hanno il vizietto, lanciano i sassi. Kite Massimo. Aspetta, bacio cavalcavia. A sinistra. Ma bacio. Se bacio cavalcavia. Ma bacio no, che la faccio? Mi sono che cavo. Mamma mia, voglio, ma non capite un cazzo quando chiedi l'informazione. Giù alla cavalcavia a sinistra. Ma non stiamo scendendo cavalcavia. Che la faccio? Parlate di voi, non capite un cazzo. Ma tu non riesci a sedere e tieni? Eh no, perché senti a Dio che ho parlato e chi lo faccio benzinare, pure a capo. E che ne sai, c'è vista altra indicazione? Manda a sogno. Scusami, scusa, per lo stadio per favore. Settore stampa. Ma porco zio. Io dico porco zio perché sono qua passa. Siamo africani. Hai capito? C'è ancora se mi sbagliano io tre. La tua strada dice la mi sbagliano. Oh, ma che mai che ne scino? C'è un zamanuto. Uno lo mette in bandiera, ma si è andato, devo merazzare. Napoli! Napoli! Napoli!
gol realizzato da Spinelli nel 41esimo del finale da Treviso. Treviso batte Napoli 5-1. Ha ridato coraggio ed ora sta spendendo le ultime energie nel tentativo di sbloccare il risultato. Siamo sentiti in finale per radio. Vediamo come vederci la partita e ce ne torniamo prima. Penso che incosciente l'attaccante Marchis, poi ancora per Rossi, mette il pallone in palo laterale da parte di Olisee, mentre c'è un giocatore barese che sta... Abbiamo fatto una fine di merda. Che peggio, peggio non potevi. Hai capito, già sui giornali si parlava troppo di sto fatto zona promozione, Napoli rilanciato per la Serie A dopo due anni, sì. Cioè mi piace 5 palloni, ma quella zona promozione che piace 5 palloni in danno cambi Serie C. O cambi rugby, sì. Save you.